Bene, terzo, ultimo giorno di Didacta 2023, siamo sempre qui Fortezza Basso a Firenze, abbiamo con noi Elisabetta Mughini, dirigente di ricerca Indire, anche responsabile da alcuni anni di Avanguardie Educative. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, dottoressa, si è parlato in questi giorni a lungo anche dei finanziamenti del PNRR legati al piano scuola 4.0. Voi come Indire avete dato in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, un forte impulso alla vostra azione di supporto alle scuole, in particolare per il coinvolgimento degli studenti, l'aggregazione degli studenti rispetto appunto all'utilizzo ottimale, positivo della tecnologia. Ci può fare un po' un riassunto riguardo un po' il punto della situazione riguardo questa esperienza? Ma certo, volentieri. Diciamo che già a partire da dicembre ci siamo resi conto che potevano esserci un disorientamento, perché gli investimenti sono cospicui, le progettazioni richieste dovevano essere un'occasione colta, no, dalle scuole. Quindi abbiamo supportato attraverso dei webinar, ne abbiamo fatti diversi anche con l'aiuto di molti altri dirigenti che si erano già incamminati in questi percorsi di trasformazione della didattica da vari punti di vista, quello dello spazio e quello delle metodologie e poi anche del tempo, no? Che nella scuola non può ridursi all'ora di lezione ma deve essere un tempo più disteso, proprio per permettere, quello che lei diceva, un coinvolgimento e un sorreggere i nostri studenti in un apprendimento che poi diventa un'esperienza di formazione significativa. Come lo facciamo? Lo facciamo non soltanto attraverso i webinar ma anche andando in visita alle scuole, e questo è sempre stato il ruolo di questa rete magnifica. Sono 1490 le scuole di Avanguardie Educative e sono molte le scuole polo che abbiamo come hub regionali, che poi si mettono a disposizione proprio aiutando. Tutta Italia avete, certamente, avete scuole polo che fanno in tutte le regioni d'Italia, e abbiamo anche scuole capofila di alcune idee, metodologie innovative che si aprono proprio le proprie porte alle altre scuole che vogliono andare ad imparare direttamente, no, da chi ha già fatto questo tipo di esperienza. Le metodologie didattiche che promuoviamo hanno anche una centralità della tecnologia, che è buona parte dell'investimento del PNRR, però noi abbiamo bisogno non soltanto di immettere nuova strumentazione e nuove risorse, ma abbiamo bisogno di formare i docenti e sostenerli in quella che è una sfida globale, perché diciamo la società, no, della complessità ci circonda e può essere disorientante quando al nostro studente non si collega direttamente il sapere con il poi saper essere, saper fare e immettersi poi veramente nel mondo del lavoro. Quali sono i consigli pratici che fornite alle scuole in fase di progettazione e appunto anche utilizzo, buon utilizzo degli investimenti copiosi che si stanno realizzando attraverso il PNRR? Ecco, prima di tutto pensare a qual è l'idea di scuola che complessivamente si vuole andare a realizzare. Il secondo consiglio è che non si può fare tutto insieme, tutto in una volta, e quindi diciamo non ci deve essere una rincorsa alla novità della nuova tecnologia, ma la si deve pensare in un inserimento dentro a quelle che sono proprio la conduzione del gruppo classe, quali sono le unità, si dice, no, didattiche di apprendimento, che molto spesso devono far convergere più discipline piuttosto che essere utilizzate solo per una disciplina. Ovviamente sto parlando in questo caso delle scuole secondarie di secondo grado, che sono quelle, no, che si vedono sfidare da un punto di vista di poter rafforzare le competenze degli studenti che dovranno poi entrare o proseguire nel mondo della formazione, entrare nel mondo del lavoro con quelle che poi sono competenze a tutti i livelli, trasversali, soft skill e poi anche quelle sugli indirizzi che sono stati seguiti. Quanti anni sono che lei è responsabile di
Avanguardie educative? Avanguardie educative nasce nel 2014, quindi sono più di otto anni andiamo che... in decennale. Esatto. E quali sono le scuole, gli insegnanti più restii rispetto alle nuove tecnologie? Ma diciamo che io... Insomma, si è fatta un'idea? Diciamo che io ho uno spaccato molto particolare, perché sono quelle scuole che volontariamente, senza un piano diciamo nazionale, anche se noi siamo un ente di ricerca nazionale, scelgono di iniziare a fare percorsi di trasformazione. Possiamo avere alle volte delle resistenze più in docenti che si occupano di aree umanistiche, perché si pensa che, come dire, la letteratura, l'approccio alla lingua, ma fin anche diciamo alla storia e alla geografia, abbia bisogno solo di una trasmissione, no? del sapere. Ma poi in realtà, quando scoprono, no, quello che si può fare con la tecnologia e con le nuove metodologie, si innamorano. Ecco, e invece tra gli studenti diciamo il coinvolgimento possiamo dire che è lo stesso anche a livello territoriale? Non so, gli studenti del nord, gli studenti più grandi, gli studenti del sud, più piccini, ci sono allievi e alunni più interessati alle nuove tecnologie? Secondo l'età dei territori? Diciamo, questo senza dubbio. In realtà non parlerei nemmeno di un interesse, è qualcosa per loro di naturale, l'approccio. I nativi digitali, sì, adesso si potrebbe anche dire che siamo oltre i nativi digitali, no? Perché vivono in un mondo che va verso più il metaverso, l'immersività, la continua anche virtualizzazione di alcuni rapporti. Mi permetterei più di dire che, siccome noi lo studente lo incontriamo attraverso i docenti, quello che io vedo attraverso Avanguardie Educative è che c'è una voglia di innovare per garantire maggiore qualità della formazione, molto spesso nelle scuole che vivono in contesti difficili, il contesto difficile per motivi sociali, di emarginazione, oppure nelle periferie. Diciamo, se devo fare un bilancio, non è fra il nord, il centro e il sud, ma è piuttosto le comunità, che sono alle volte anche comunità più piccole, no? Quelle delle piccole città, che ritengono che la scuola sia veramente la più grande agenzia formativa, e allora hanno voglia di investire per continuare a trattenerli, e poi hanno anche un'utenza molto spesso più fragile, più difficile, e quindi entrare attraverso nuova tecnologia e nuove metodologie didattiche fa sì che lo studente si innamori del sapere. Io direi che insomma abbiamo fatto una carrellata veramente ampia, di fermarci qui, poi sicuramente con Indire abbiamo intrapreso un percorso collaborativo di divulgazione di quelle che sono tutte le vostre attività a 360 gradi nei confronti delle scuole. Ringraziamo per oggi Elisabetta Mughini, dirigente di ricerca Indire. Grazie a voi di questa opportunità. Appuntamento ai nostri lettori di Tecnica della Scuola.